uno dei giochi più brutti. Che poi così brutto non è. Però porca è proprio brutto. Alcuna matata, ragazzi, ben ritrovati dal vostro CircaCore89. Siamo tornati su Strumbles, guys. Un bel like, ragazzi, un bel like. Che vuol dire, più like lasciate, più mi convincete a giocare a questo gioco. Abbiamo dei premi gratis. Andiamo a girare, per l'amor del signore. Andiamo a vedere questa rotea roteante, che non è male. Non so, 5 gemme. Che cosa ci facciamo con 5 gemme? Guardo un video? Ma anche no. 1,99€? Ma anche no. A meno che sul negozio non ci sia qualcosa di incredibile. No, assolutamente no. O se no guardo il video. Guarda, lo faccio per voi. Guardo il video e facciamo un'altra rotazione. Ok, bellissimo. Guardate, adesso ho sicuramente acquistato quello che mi ha proposto la pubblicità. Mi dai una skin? Ma? Gratis? Un giro ottieni gratis? Vabbè, che faccio? Non ne guardo un altro dei video. Oh, desti prezzi! Ma dai, una skin leggendaria? Vabbè, 10 gemme, non mi sembra male. No, beh, che fai delle privi. Praticamente questo giro, raga, mi ha fatto vedere un film. Che ti devo dire? Così brutto non è. Equipaggiamo ora. Ma sì, dai, chi se ne frega. Certo che potrei vedermela un'altra, eh. Ok, mi ha fatto vedere Thor The Love Thunder. Cioè, praticamente ho visto un altro film per ricevere sta roba qua. Dai, però Thor Love Thunder per prendermi un gettone mi sembra abbastanza so much. Va bene, non ho idea. Ok, sicuramente qua. Ragazzi. Non mi body bloccate. Ok, sempre con calma, che veramente questo gioco. Veramente questo gioco è, posso dirlo, emozionante, porcaccio il quello. Quindi ho perso, praticamente. Ho perso, sì. Molto bene. Molto bene, sono contento, sapete? Molto bello, bellissimo sto gioco. Veramente, come vi posso dire, le abilità dei player si vedono. Scivo, stai giocando a sti giochi di merda, raga. Bellissimo. Meno male che è veloce come gioco, almeno quello. Fra le 350 pubblicità che ci danno, veramente. Poi, ma i nomi, ma li posso togliere in qualche maniera o me li devo per forza lasciare? Perché mi sembra che Grax mi aveva detto che li posso togliere i nomi. Che poi, raga, diciamocela tutta. Sono praticamente rimaste solamente persone che tryhardano. Non ci stanno più i fisse cavolo come prima, no? Aio, vabbè ragazzi, va bene. Io vi giuro su Dio, questo gioco mi fa veramente schifo. Ah mio Dio, oh mio Dio, che gioco patetico. Vi giuro su Dio, io non so come fate voi a giocare a questi giochi. È quello che io mi domando. Ma faccio così schifo? Probabilmente sì. Molto bene. Senza i nomi, io sono praticamente nerfato. Non ce l'ho. Ma poi con l'iPad è di una scomodità. Mamma mia. Ma perché gioco a questi giochi? Ma non mi potevo divertire su Fall Guys, che è molto più bello di questo gioco maledetto. Gioco maledetto. Guarda come devo stare, c'ho tutte le mani tirate. Dai ragazzi, che è una cazzata questo livello, su. Vedi? Tanto non cadi. Ecco, ho preso la martellata, sono contento. Ma dimmi te che gioco. Dimmi che storia. Ragazzi, ce la vogliamo fare oppure... Raga, forse non ci siamo capiti. Meno male, ma avete capito? Dai, let's go! Mamma mia, bellissimo. Posso dire uno dei migliori giochi al mondo? Ok, spin go round. Oh, raga, io sto sudando un botto. Ma vogliamo mettere queste canzoni di merda con Ari? Vabbè. Ma il mio giocatore ha intenzione di ritornare in una posizione normale o... Vabbè, perché non ci ho capito niente io, raga. Ma niente, pure questa è andata, così dopo tolgo i nomi e possiamo fare le persone serie. Niente, volevo provare a fare questo trick incredibile. Non ci sto riuscendo, perché ormai sono totalmente tiltato. E va bene così. Tanto non mi qualificherò, perché c'è quel Babbo Natale maledetto che...
Ve l'avevo detto io. Va bene. Ok, da questo momento si fa sul serio. Abbiamo giocato, abbiamo riso, abbiamo detto un po' di cose. Ho tolto i nomi. Vi faccio vedere che adesso è un'altra storia. Guarda che storia, eh? Secondo me non avete mai visto nessuno giocare in questa maniera così incredibile. Ve lo posso garantire. Comunque, qua. Adesso voi ditemi se avete mai visto qualcuno roteare così, tranne che con bomba, da tirare bestemmie e basta. Dai, ma non mi hai toccato e stai facendo tutta questa storia. Ma non mi rompere le scatole, su. Gioco malefico. Gioco malefico. Ma vuoi correre? E mi tocca. E mi ha appena sfiorato. Ma com'è possibile? Sì. Molto bene, è stato difficile, è stato molto difficile. Vabbè, qui sono bravissimo, cioè qui proprio faccio paura. Cioè qui la mia abilità è veramente fuori logica, veramente sono bravissimo. Vedete che non sbaglio niente? Penso comunque di non essermi qualificato mai, ma per il resto va bene. Guardate qua come piotto. Guardate come piotto. Guardate come piotto. Una roba incredibile. Molto bene. Ma quando mi qualifico? Questa è la domanda seria che uno... Ragazzi, vedete che allora... Ragazzi, siamo in endgame perché siamo più forti. Siamo più forti e va bene così. Va bene così. Questa è abbastanza difficile, ma qua mi sembra di aver visto che ci sono delle persone che fanno dei trick inimmaginabili. Io questa non l'ho mai, ripeto, mai giocata. Mai giocata in vita mia. Fermi. E te pareva che Cristoforo Colombo con le palle viene de piombo. Come funziona qua? Ok. Non ne ho idea se sto facendo bene, se sto facendo ma. Ok. Ah, perché questo è l'endgame. Ah, molto bene. Ragazzi, è difficile, eh? Ci provo. Ci devo provare. Ma sicuramente stiamo sbagliando tutti quanti qualcosa. Dai, ma non è vero. Ma non è vero. Ai. Madonna, questo se c'era una persona leggermente brava a questo gioco avrebbe vinto senza problemi, raga. Vediamo un po' se qui rimango vivo. Sì. E hanno vinto, mannaggia. Ragazzi, momento incredibile col pass che non ho. Me potevi dar panda, che era molto più carina, eh? Equipaggiamo ora. Ma non è come quell'altro? Vabbè, ma chi se ne frega. Let's go, faccio l'ultima perché veramente il divertimento è alle stelle. È fantastico questo gioco. Veramente delle emozioni. Solamente Strumble, come cazzo si chiama lui, guys, può dare, veramente. Ragazzi, scusatemi, mi ero dimenticato di parlare. Per quanto è bello questo gioco, non ci vedo niente. E niente. Madonna, stavo per glitchare anche. Va bene così, va bene così. Non facciamoci domande inutili. Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Poi questa visuale che gira da sola, veramente fatta molto molto bene, devo dire, eh? Easy quindicesimo. Dai, questa è nostra. È nostra. Ok, over and under. Corri verso l'alto. Nessun problema. Veramente uno dei giochi più belli sulla faccia del pianeta Terra. Mi sembra un po' too much questo qua. Infatti passare dentro una ghigliottina non so quanto sia effettivamente buono. Va bene. Ce la possiamo. Ai. Ce ne andiamo di qua? Sì. No, Mirko, no. Niente. La fretta sempre cattiva. Bravo Mirko. Let's go. Ok, forse siamo davvero di nuovo in endgame. Ma l'endgame è come quello di prima, che io non ho mai giocato. Ma come posso? Ah, questo lo conosco. Questo lo conosco. È carino. Dico la verità. Mi è parso qualche TikTok.
Caruccio, caruccio. Non so se scivolo, sapete? Caruccio, caruccio. Non male, non male, non male. Quindi ce ne andiamo qua. E praticamente dobbiamo andare sempre dove ci sono questi nuovi. Sempre. Ok, questo mi voleva far cadere perché... Ok. Allora. Sto cercando di capire come non morire. Niente, ragazzi. Veramente è uno dei giochi più belli al mondo. Bello proprio, proprio. Cioè, giochi bene. Cioè, proprio non è che ti dà fastidio giocarci i pollici. È proprio fatto bene. Quindi, raga, grazie mille a tutti. Non ve lo porto più sto gioco. Guarda, maledetto me che ho deciso di farvi contenti. Non ve lo porto più. Mortacci vostri.